portavoce del forum del terzo settore. Esatto, la fatica, diciamo, di quegli anni, essendo un componente del coordinamento nazionale, saluto Giuseppe Guerini, non avevamo avuto modo ancora, diciamo, di incrociarci, ma l'esperienza e anche il suo ruolo, diciamo, incrocia molto anche la nostra strada. Io mi permetto un po' di presentare l'associazione, e anche poi dandone il motivo alla fine per cui noi siamo qua. Perché grazie anche a Marco Celi, lo voglio dire, che soprattutto non solo in queste giornate, ma da un anno e mezzo ci sta guidando, ecco, in questo percorso, diciamo così, anche di accreditamento della nostra associazione nelle politiche, nella dimensione sociale, rapporto con l'Europa. Ieri abbiamo avuto una giornata di lavoro con la Commissione, con alcuni responsabili, direzioni generali delle politiche, quindi oggi con il Comitato Economico e Sociale Europeo. Quindi grazie davvero per questo. 71 anni di vita, noi nasciamo nel 1948, lasciamo a braccetto con la Costituzione italiana. Questo è un passaggio a cui teniamo molto, credo che sia anzi in questa fase storica, politica e sociale significativo, quindi questo è, diciamo, un motivo anche di orgoglio, perché non è tanto un'esperienza associativa che segue la Costituzione, ma che anzi, diciamo, ne permette e partecipa anche alla formazione, diciamo, della costituzionale, perché noi di fatto veniamo fuori dall'esperienza del fronte della gioventù per la liberazione, l'indipendenza e la libertà, quello, diciamo, fondato da Eugenio Curiel a Milano nel 1944. Ci teniamo a questo perché, come tutti voi sicuramente saprete, quella era una formazione diciamo di stampo unitario, no? Vedeva Partito Comunista, Partito Socialista di allora, liberali, e anche l'esperienza dei gruppi di difesa della donna, che poi ha, diciamo, di fatto costruito l'esperienza dell'UDI nel nostro paese. E, ripeto, ci piaceva sottolineare questo perché sono stati quelli gli ideali, da un lato, che hanno anche ispirato, contaminato i trattati poi di Roma del 57, che hanno determinato la costruzione dell'allora Comunità Economica Europea, dell'Unione Europea e quant'altro. Dal fronte della gioventù cominciano le prime esperienze organizzative dell'attività sportiva, del ciclismo, attraverso l'esperienza delle staffette partigiane, dei campi internazionali, di quello che è stato anche l'attività soprattutto di escursionismo. Questa è un po', diciamo, la base da cui la WISP parte. Dal 1948 al 1990 noi abbiamo una funzione, diciamo così, che è quella di popolarizzare la pratica sportiva per tutti, quindi avendo ispirazione, essendoci in Italia una legge del 42 che aveva istituito formalmente il Comitato Olimpico Nazionale, e nel 1976 tra l'altro la WISP ne riceve anche un riconoscimento come ente di promozione sportiva, dal 48 al 1990 dentro queste esperienze noi abbiamo un ruolo: dare pari dignità e pari riconoscimento allo stesso campione olimpico, e quindi, diciamo, nel rapporto, cioè nei confronti del campione olimpico, al figlio dell'operaio. Abbiamo avuto l'orgoglio di mettere la medaglietta, diciamo, a coloro che dopo, soprattutto, diciamo, nei primi anni chiaramente post bellici, una forma elitaria della pratica sportiva, quindi abbiamo contribuito alla diffusione della pratica rendendola appunto popolare, quindi lavorando affinché la pratica sportiva, il diritto allo sport, fosse per tutte e per tutti, e quindi una pari dignità, diciamo, anche per tutti coloro che approcciavano alla pratica sportiva. 1990 si fa una scelta, c'è un congresso e si dice: dalla centralità della prestazione alla centralità della persona. Anche su questo provo a fare un incrocio con quello tradotto: il tema non era più rendere popolare la pratica sportiva delle discipline, ma centralizzare sulla persona qualunque attività sportiva, perché a quella persona si riconoscevano limiti e potenzialità. Quindi il tema non era solo più la medaglietta al pari del campione, ma il diritto al movimento in quanto tale per tutte e per tutti, perché da lì scaturivano elementi chiaramente di benessere, buone relazioni, socializzazione, aggregazione, quindi anche
rapporto sussidiario con le istituzioni. Questo è un punto anche da sottolineare, che ci piaceva sottolineare, perché a proposito di nuovo umanesimo, non se ne parla onestamente soltanto in Italia, anche la, diciamo, la Presidente von der Leyen ha fatto un passaggio su questo. Ecco, questa è un'associazione che dentro la dimensione, diciamo, sociale europea, a proposito del diritto, sport, gioco, attività motoria, diritto di cittadinanza, vorrebbe appunto, diciamo, giocare una partita cercando sempre di più non tanto di sganciarsi completamente da quello che è l'idea del sistema sportivo e quindi del Comitato Olimpico Nazionale, ma giocando sempre di più invece una partita nel rapporto con la dimensione sociale. Attraverso la pratica sportiva, quindi lo sport non come fine ma come strumento, e garantire appunto benessere ad ogni cittadino. Vado a concludere. Noi siamo quindi un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale, siamo un'associazione di promozione sociale, lo eravamo anche con la legge 383 del 2000 e con la riforma abbiamo adeguato il nostro statuto per continuare ad avere il riconoscimento di associazione di promozione sociale, rete associativa nazionale, visto che, diciamo, anche dentro la negoziazione, quindi con il governo e con il Parlamento, siamo riusciti a farci riconoscere nel famoso articolo 5, lettera T, le attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale. E quindi questo, diciamo, ci dà anche, non solo a noi, credo, ecco, debba dare appunto alla dimensione dei corpi intermedi, alla dimensione, diciamo, dell'economia civile, della società civile diversamente organizzata, un elemento, diciamo, in più, una forza in più che determina appunto l'avanzamento e il benessere dei cittadini, in questo caso anche ci piacerebbe appunto dei cittadini europei, non solo italiani. Un dato, ultimi dati ISTAT, in Italia 340.000 organizzazioni soggette di terzo settore, il 30%, un terzo abbondante, sono le circa 100.000 ASD, società sportive dilettantistiche, che fanno riferimento appunto ad un riconoscimento di fatto all'interno del terzo settore italiano. Quindi noi oggi siamo di fronte a metterci ancora attenzione, perché anche per noi c'è un tema che dice armonizzazione normativa tra la riforma del terzo settore e tutta la legislazione che riguarda lo sport legato soprattutto, diciamo, appunto alle ASD, Comitato Olimpico. E nell'agosto di quest'anno, come voi sapete, c'è una legge delega che è passata. Il primo articolo della stessa richiama finalmente, diciamo, il riordino del sistema sportivo italiano. Attendiamo e lavoriamo appunto per l'armonizzazione, perché ci possono essere gli ulteriori ultimi o quello che è in qualunque forma, diciamo, normativa, dai decreti attuativi a circolari o quant'altro, per ciò che riguarda il codice del terzo settore, quindi la parte, diciamo, dei decreti attuativi relativa alla legge delega della riforma dello stesso. Chiudo davvero: nel 2007 la Commissione europea lancia il libro bianco dello sport. La WISP è l'organizzazione che in Italia nello stesso anno, perché noi tenevamo un'assemblea nazionale, portiamo quella discussione nella dimensione italiana, nella dimensione nazionale. Dal 2007 ad oggi sono passati 12 anni, la definizione di sport che, diciamo, ha fatto il Consiglio d'Europa, recepita dalla Commissione in quel documento, non è stato recepito in nessuna parte dell'ordinamento italiano. Quella è un'affermazione, una definizione che ci riguarda molto, perché oltre a riconoscere la pratica sportiva organizzata, riconosce tutta l'altra parte, diciamo, anche non tale, ed è una buona fetta della quale, su cui noi siamo, diciamo, molto impegnati nel rapporto con le politiche pubbliche. Noi abbiamo in Italia 23 milioni di sedentari. Non riprendo, perché poi lascio anche in altre occasioni alla vicepresidente o a seconda appunto della dinamica dei lavori che ci saranno, approfondire meglio, ecco, la parte più di prospettiva, che è l'incrocio vero e la partita vera che noi vogliamo giocarci appunto con le politiche pubbliche. Nel congresso del 2017 noi abbiamo ancorato, come tante organizzazioni, le nostre azioni, e quindi chiederemo non soltanto alla società civile nelle varie forme, diciamo, anche della rappresentanza,
rappresentanza, non ultima quella del Forum del Terzo Settore Italiano, appunto, al quale il sottoscritto è anche, dicevo, oltre che nel coordinamento, nell'esecutivo anche nazionale in questa esperienza, abbiamo ancorato tutte le nostre azioni nell'agenda 2030 dell'ONU rispetto allo sviluppo sostenibile. Quindi siamo anche noi dentro la grande famiglia dell'ASVIS, dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile di Enrico Giovannini, il portavoce Enrico Giovannini, come voi sapete. Quindi questo tema delle disuguaglianze e dello sviluppo sostenibile in rapporto con la nostra capacità e necessità di stare dentro le reti e di essere anche, diciamo, soggetti attivi, protagonisti nella costruzione delle stesse, riguarda trasversalmente un impegno nostro che non è la pratica sportiva, adesso la dico anche per cosa del brutto anatroccolo del Comitato Olimpico Nazionale o della dimensione, diciamo, a volte anche nel terzo settore italiano, nel sottoscala del terzo settore italiano, perché la battuta tutte le volte c'è qualcosa all'ordine del giorno, c'è lo sport, si guarda Vincenzo Manco tra i 20 componenti, il tema dello sport è trasversale, se c'è una dimensione reale per tutti, vogliamo contribuire a contaminare da un lato, a imparare, ad apprendere dall'altro per raggiungere ed essere funzionali a questa dimensione, ripeto, che è una dimensione per noi più sociale, meno legata alla pratica sportiva, quindi di uno sport strumento e non finisce. Grazie, spero di non averla fatta lunga, devo un po' bloccare questa. Grazie.